Terremoto sull'isola di Ischia del 21 agosto scorso e questione scuole superiori. Incontro oggi a Palazzo Matteotti tra il consigliere delegato Domenico Marrazzo, il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino e una delegazione di studenti per fare il punto della situazione. In particolare Marrazzo ha comunicato che entro 15 giorni sarà riaperto il nautico Mennella di Forio grazie ai lavori che saranno effettuati dalla città metropolitana. Per il Mattei di Casamicciola invece occorre aspettare ancora il decreto del commissariato del MIUR per il terremoto, cui da tempo l'ente guidato dal sindaco De Magistris ha inviato le schede progetto per il finanziamento dei lavori necessari alla riapertura. Affrontata anche la questione dello stabile che attualmente ospita il tribunale di Ischia, entro l'anno sarà liberato, la città metropolitana con alcuni interventi di adeguamento potrà destinarlo a sede scolastica, così come la questione polifunzionale. I due enti stanno valutando l'ipotesi di un'acquisizione complessiva e definitiva da parte della città metropolitana per metterlo interamente a disposizione della popolazione scolastica. Allora, per quanto riguarda l'emergenza scolastica sull'isola, oggi di concerto con l'assessore delegato alla pubblica istruzione della città metropolitana, l'avvocato Marrazzo, abbiamo delineato e definito un percorso da seguire per risolvere questa emergenza. Sono ottimista anche perché ravvedo una proficuità e una concretezza da parte dell'azione dell'assessore Marrazzo. Sulla questione invece dell'ufficio del collocamento siamo ancora in alto mare, ossia non abbiamo ancora ben definito come risolvere questa emergenza, dove il Comune di Ischia si è dichiarato disponibile a mettere a disposizione della città metropolitana dei locali e sui quali non si riesce a trovare una convergenza di ordine tecnico. Spero che la stessa fattività che abbiamo riscontrato da parte dell'assessore Marrazzo lo si possa riscontrare in altri comparti della città metropolitana. Siamo abbastanza soddisfatti e siamo molto contenti di questa apertura con il dottor Marrazzo e con l'ingegner Gaudino, e siamo contenti di aver intrapreso questo percorso insieme, anche per quanto riguarda non solo l'immediato ma un futuro lungo, progetti che sono veramente a lungo termine e che si spera confluiscano nel meglio, e si spera di poter vedere la luce il prima possibile. I problemi sono in via di risoluzione già dal giorno dopo del sisma. Abbiamo avuto incontri costanti sia sull'isola che qui, sia con le amministrazioni comunali che con i presidi e con gli studenti. Oggi abbiamo riattivato un percorso non solo per mettere, diciamo, in regola ciò che è avvenuto purtroppo a causa del sisma, ma anche appunto in previsione futura, quella appunto dell'utilizzo del polifunzionale che è di proprietà del Comune di Ischia, e predisporre il finanziamento per quanto concerne la ristrutturazione del Tribunale di Ischia, così almeno faremo ritornare alla normalità entro il più breve tempo possibile la situazione scolastica degli istituti secondari dell'isola